Quelli che andremo a vedere oggi sono i primi minuti di un Metroidvania molto interessante che si chiama Nine Souls. Un gioco con uno stile artistico molto curato, una palette di colori contrastata da morire satura come poche al mondo, che mi ha attirato fin da subito. Ma skipperemo quella che è la parte della trama, andremo a vedere semplicemente l'introduzione al gioco per capire un pochino e fino al primo boss. E ci vediamo il video. Ma prima di andarlo a vedere, come al solito, vi invito a non fare niente. Sapete già cosa dovete fare, scusate. Andiamo. Bello l'impatto visivo subito. Noi partiamo in una posizione proprio di vantaggio, eh. Aggrappati con gli artigli a una sporgenza, con uno che ci punta una spada. Che ci dice qualcosa di incomprensibile e ci fa cadere, molto bene. Gli deve aver detto schianta, probabilmente. Abbiamo anche una frattura esposta, ma... Siamo avviluppati da dei tentacoli. Mamma, è sgolata di sangue. Che succede? C'è un'altra della nostra specie che suona un flauto, un traverso, un piffero. Che cazzo è? Sta facendo risorgere tutta la foresta. Non era un gatto, era una persona questa, che roba è? Vedi, le apparenze ingannano. È lui che ci ha resuscitati? Ah, partiamo facendo un bel tiro di pipa. Ok, iniziamo a muoverci con L e fin qua. Direi che non fa una piega per il salto. L in su per aggrapparsi. Vedete se lo faceva di suo, no. Jump down, ok. Che ci dice questo? Pick up, note di un uomo morto. Molto bene, fa piacere di averle. Movimenti sono molto fluidi. Press X to attack. Ta 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 ta. Visivamente è molto bello, devo essere onesto. Eccolo, maialo di scugliera che ha sentito il nostro odore o quello del fiore? Sa che ce l'ha con noi e con quelle specie di tentacoli. Si mangia il fiore. Lo fa tipo per profumarsi l'alito, probabilmente. E scappa. Prende il fiore e scappa. Ma come anticipato, skippiamo tutto ciò che è trama e parole. Ci possiamo riagganciare quando vogliamo la corda. Non male come cosa. Ok, scaliamo tranquillamente. Su, qui c'era il fiore. Dammi il fiore, maialu. Maialu, dammi il fiore. Ci stai a capire più nulla, eh? Raccattiamo il fiore? Crimson Hibiscus, un ibisco cremisi. Va di qua? No, niente di là. Allora dove andiamo? Corda. Bella sta cosa, si riaggancia la corda. Riportiamo il fiore al ragazzo e ci mettiamo una zanzariera in testa. Poi continuiamo a vagare. Ci fa cenno di seguirlo. Parte un salvataggio automatico, cosa non male. A proposito, si può salvare quando si vuole? Anche no, molto bene. Mappa per ora non ce l'abbiamo. L'inventario ci dice che con noi abbiamo una pipa e gin, che immagino siano materiali di costruzione. La pipa è la nostra arma. Attaccavamo con la pipa, non me ne ero accorto. Questo è lo skill tree, dove possiamo andare a mettere dei punti che non abbiamo in questo momento su principalmente tre cose, che sono la difesa, l'attacco e l'attacco delle skill, credo, almeno così dovrebbe essere. E qui appunto le abilità, che però per ora ancora non abbiamo visto. Graficamente, a mio avviso, è molto bello. Mi piace questo contrasto di colori saturissimi da morire. E anche lo stile grafico di per sé è molto apprezzabile. Volendo possiamo interagire con il villaggio parlando con varie persone, ma quando vediamo un punto esclamativo è lì che ci dobbiamo fermare per andare avanti nella storia.
Ci arrivano le chiamate anche, quindi è un mondo retrofuturistico. Ci deve essere una cerimonia in questa città. Ora, senza andare troppo nel dettaglio, state vedendo, stanno facendo i preparativi per una cerimonia importante all'interno del villaggio. Vedete, tutto addobbato a festa con queste maschere giganti, gente che tira fogli di carta colorati e petardi di ogni genere, fuochi d'artificio. Ci incamminiamo ed ecco qua la cerimonia. Cerimonia che ci vede partecipi, ovviamente. Che fai? Non vai alla cerimonia? Guarda che bello. Questa ve la faccio vedere. Perché è focale per il gioco. Anche perché ci fa capire com'è sto mondo, che sembra a metà fra quello degli Aztechi e però il futuro, perché comunque c'ha la tecnologia del, per esempio, del cellulare. Ci arriva le notifiche su una specie di smartwatch. Dobbiamo pagare? La cerimonia spero non con sacrifici umani, eh. E tanto meno con sacrifici di bambini. Vai ed escine uomo. Vai ed escine uomo. Eri un bambino. E ne usci... E ne uscirai senza testa. No, ma no. Bimbi, non ci andate. Va ammazza. No. No, 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 no. Ma con tutta sta serenità. Ma l'ultimo della fila è quello che ci ha salvato. È quello che ci chiama fratellone. Ci chiama. E si deve sacrificare. Ma siamo sicuri? Non è che abbia tutta sta voglia io di farlo sacrificare. Non posso far nulla. O no? Ora voglio poterlo salvare però. No, 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 no. Non c'è andare! Non c'è andare! No! No, no! Pigiando tutti i tasti, ma non... No! Ma che è il nostro fratellino? No, grazie per aver preso cura di me negli ultimi 2 anni. Adesso vado. Clic, clic, swoosh. Forse lo salviamo? Dai! Dai! Wow! Lo salviamo! Lui si arrabbierà tantissimo perché dice: no, dovevo essere sacrificato nel villaggio. Grande disgrazia. Esplode la macchina dei sacrifici anche. O no? E adesso che facciamo? Decidiamo che diventa un ascensore. Molto bene. Allora vado io a parlare con la divinità che fa ammazzare tutta sta gente, eh. Vieni, vieni. Allora. Bello. Fantastico. Ci sentiamo un po' dizzy. Sanguiniamo. Stiamo molto bene probabilmente. E possiamo curarci con la pipa. Fantastico. Fra l'altro vedo che è la nostra specie quella che viene venerata probabilmente. Perché vedo il gatto. Adesso si spacca? No. Interagiamo. Sarà dove si fa il rest, ci riposiamo e possiamo spendere i punti? Guarda, come se non l'avessi detto. Però non ci fa usare i punti. Forse i punti si possono usare in generale. Ok. L'ho fatto un po' male perché volevo provare a vedere se c'era un'abilità che non era carica, evidentemente. Peccato. E qui? Ok. Ah, devo deflettere nel momento giusto? Sì, ciao. L'ho fatta, incredibile. E qui? Pezzo di carne? Pick up? Ah, hibiscus inzuppati di sangue, molto bene. Me ne dà quante ne voglio? No, peccato. Ci provo per l'ultima volta? Niente, vabbè. Ci abbiamo provato. Ah, le barre dell'RB, del tasto dell'abilità, quella aggiuntiva, si devono riempire, ok? Aia. Yeah. Bastardo, che non sei altro. La mappa qua si può vedere? Assolutamente sì. Vabbè, andiamo avanti di qua. Tanto fumo, se mi riprendo. C'è niente da raccattare. Qui. Ok. Faccio fuori prima lui. Prima quelli con l'arco. Aia. Ma fanno male. Puttano proprio.
Fanno un male incroyable. Incroyable che mal. Mal dei Primitive. Poi sta cosa curiosa di Mal dei Primitive, ovvero quello che ha cantato Furia a cavallo del West. Ma ha fatto solo un album con i Primitive. Nozioni che nessuno capirà, perché mediamente avete 12 anni e non sapete neanche chi sia Furia a cavallo del West, neanche Mal. Ah, sei te che mi scansi come la peste. Oh, qui si muore. Fammi fumare la pipa. Fuma. Buono. Buono. Molto bene. Dash. Mixan. Oh no. Ba ba ba. Bam. Niente. Andiamo giù. La mappa che dice? Stiamo andando. Allora, siamo qua. Ok. C'è una parte sopra che non ho esplorato. Beh, sti cazzi. Posso. E questo? Sticca. Lo sapevo, mi facevo male, volevo rompere. Vabbè. Ultimo fumo di pipa. Attenzione, non stiamo bene bene. Vai, prova a ritirare, dai. Aia, madonna, fanno un male. Fanno un dolo. Ma c'è nulla nelle casse, è inutile romperle. Stunna anche sta cosa, l'abilità. Vabbè, tre sono tanti però, Tre sono tantini, Un nodo dove curarmi schifo non mi farebbe, Voglio essere onesto. Mi potessi curare. Ok, muori. Muori! Bene. Tutti così li vogliamo. Bam! Devo prendere il timing giusto. Che detta così sembra che abbia capito, ma non ho capito ovviamente. Che ci abbiamo qua? Warning, eccoci. Sono delle cose che non sono abituali nella zona di breeding, cioè di dove fanno nascere la gente, di coltivazione, però di vita fondamentalmente. Devo rispondere al telefono di nuovo. Non ho più cure, molto male. È una boss fight come minimo. Voglio curarmi, voglio curarmi. Oh, finalmente posso curarmi. Resta, resta, resta con noi. Non ci ha creduto abbastanza. Muori. Devi morire. Eccoci. Mini boss. Facciamo prima quelli pippa e poi arriviamo da quello giallo. Parte un'altra telefonata che ci dice che in realtà c'è un checkpoint. Vieni qua che ti stondo. Allora, leviamo prima quelli pippa. Ecco. Per quello grosso c'era tempo per morire. Bam! Ba ba bam! E io ti distondo, ti credi? Ho capito il timing. Bam! L'ho capito davvero! Incredibile! Ehi! Bello, mi piace, sto gioco è bello. Basta, ho sancito che è bello perché ho capito il timing di alcune cose. Che di solito non capisco, quindi... Bam! E allora dimostralo che hai capito! Aia! Pensavo di farlo fuori senza dovermi parlare un'altra volta, però... Eh no, non era un mini boss? Eccoci, hai capito? Ma già ho capito, vero il timing? Sì, sì. Ma se io ne carico tre di questi? Oh, uno l'ho caricato. Due. Terzo non ce la fa. Aspetta, devo curarmi, devo capire sta cosa. Ok. Eccolo, questo. Con tre si può fare il mega attacco mondiale globale dell'amore. Qui che succede? Ah, succede che non ho quasi più cure. Aia. Aia. Non ho cariche. Molto bene, curiamoci però. Fuma, fuma. Ragazzi, fumare è sbagliato. Ma non ve lo dovrei dire io. Si è accorto, sono qui? No. Ma quelle barrette si caricano solo se faccio il parry, quindi è importante farlo. Ah, ma anche con uno posso usare questa abilità che fa schiattare la gente? E allora? Aia, molto aia. Bella roba, sai. Bella roba. Non ho più cure, morirò. Vabbè, pace. Me ne farò una ragione, dai. Qualche parte si deve morire, no? Una chest. Need chest. Aia.
Che succede dopo la morte? Andiamo resuscitati? Dove però? Ah, dal dio gatto, che non è una bestemmia, eh? Cos'è quello? Ci manda un tutorial una volta morti? Ah sì? Devo doggiare gli attack. Ok. Ci fa fare un piccolo tutorial per ritornare in vita. L'idea è carina perché così magari rinfresca le meccaniche. E poi ci chiede se siamo pronti a tornare e noi diciamo di sì, perché sennò sarebbe un macello il contrario. Ed ecco la famosa chest. Che c'è dentro? Niente. Materiali. La 263, poi in realtà è la moneta, non sono materiali. Vediamo se troviamo un boss da fare, dai. Siamo in un laboratorio o qualcosa del genere, mi aspetto un boss. E infatti, eccolo qua, in tutta la sua allegria. Boss volante. Pericolo? Costante. Bam! Mizzica! Se mozzica. Oh! Oh, ragazzo, fai male, eh. Ma io ho l'abilità di... Aiaiaia. Madonna, è lecca e tira. Ma anch'io non sono da me. Ora mi fumo la pipa. Aia. E tu mi fai male. Ah, allora. Sembravi così una pippa, invece. E invece sei una pippa, però. Aia. Oh, no. L'ho preso sotto gamba! Ci riproviamo al volo. Take two! Potrei averlo detto alla quarantesima, ma è la verità? No, non mi permette di... Sta merda! Madonna, non mi fa usare nulla! Non mi fa usare... Perché non mi fa usare... Era andato meglio alla prima, ora facciamo il tentativo numero 3. E non mi permette di... Non ho un timing per poter fare l'attacco quello lungo. E se faccio questo, mi arriva con... Di secondo attacco. Ok? Eh no, vedi? Non me lo permette. Pulliamoci. Aia! Via! Potrei anche quasi pensare di curarmi ancora. Poi. Aia! Ai! Madonna, un tre colpi mi stonda! One eternity later. Tentativo 24! Non avere il quarto. Aia! Bisogna essere piuttosto precisi, vedo. Ok. Si può anche parare di continuo. Ok, era facile, dai. Quarto tentativo ce l'ho fatta. Era il quarto? Sì, era il quarto. Abbastanza easy, dai. Che si raccatta? Niente, saliamo verso nuovi lidi. E direi che qui, riprendendo quello che succedeva all'inizio, potrebbe essere un'ottima chiusa per questo video. Spero che il video e il gioco vi siano piaciuti, perché adesso ci potrete giocare anche voi a Nine Souls, un gioco a mio avviso molto interessante, un bel Metroidvania, come si deve. Ma aspetta a voi dirmi che ne pensate. Grazie del tempo passato insieme, è sempre un enorme piacere e privilegio. Mi piacerebbe avervi nel prossimo video, quindi sapete cosa dovete fare. Ci vediamo lì. Ciao!